Ciao ragazzi, oggi parliamo di Samir Bannou, il leone del Libano, vincitore del Mister Olimpia 1983. Un atleta la cui parabola sportiva ha fatto da spartiacque fra l'era dell'estetica, quando a vincere il Mister Olimpia erano anche atleti sotto i 90 kg, e la successiva epoca dei Mass Monsters, dominata invece da atleti di oltre 100 kg. Enjoy! Samir Bannou nasce a Beirut, in Libano, il 7 novembre 1955. Da ragazzino gioca a calcio e a pallavolo, ma intorno ai 16 anni scorge la figura di Arnold sulla copertina di una rivista. Ne rimane impressionato e decide di avvicinarsi al mondo dei pesi. Suo cognato è nel team di sollevamento pesi olimpico e Samir inizia la sua carriera nel mondo della ghisa praticando sollevamento pesi per circa 6 mesi. Nel frattempo viene notato da uno dei vertici della IFBB libanese, che viste le sue caratteristiche fisiche gli suggerisce di passare al bodybuilding e gli offre accesso gratuito alla sua palestra. Il giovane Samir ha una corporatura snella ma scolpita, sullo stile di Bruce Lee, e nonostante tenda a sovrallenarsi, comincia a sviluppare un fisico che, senza essere enorme, evidenzia le linee per cui diventerà famoso. Dopo un paio d'anni, nel 1974, si sente pronto per cominciare a gareggiare e partecipa al Mister Universo tenuto a Verona, dove, pur essendo l'atleta più giovane in gara, si classifica settimo nelle taglie medie e primo fra gli atleti libanesi. È l'inizio di una lunga carriera agonistica che con alterne fortune durerà oltre 30 anni. Ne ricordiamo i momenti salienti. A 19 anni capisce di avere le carte in regola per emergere a livello mondiale, ma si rende conto che il Libano non è il luogo adatto per coronare i suoi sogni di diventare un bodybuilder professionista. Supportato da una motivazione ed un entusiasmo senza limiti, decide di buttarsi a capofitto nella scena americana. Nel 1974 si trasferisce a Detroit, in Michigan. E nel 1975 si sposta a Venice Beach, in California, dove conosce e comincia ad allenarsi con i suoi idoli. Ricordiamo Arnold, Zane, Menzer, Robinson, Padilla, Dickerson, Plath, Beckles, Columbu e altri. Nel 1979 vince il campionato mondiale amatori come peso medio massimo e si aggiudica l'agognata Pro Card. A partire dal 1980 comincia a gareggiare fra i professionisti. Gli inizi non sono facili, fatica a trovare il modo di presentarsi nella migliore condizione il giorno della gara, ma non demorde e piano piano scala le classifiche del Mister Olimpia. È quindicesimo nel 1980, nono nel 1981, quarto nel 1982 e infine nel 1983, con un peso sugli 89 kg per 1,70 m di statura, all'apice della sua forma, si aggiudica il titolo di Mister Olimpia superando avversari del calibro di Muhammad Makawi, Liani e Frank Zane. Nel 1984 è solo sesto e per la delusione decide di partecipare ad una gara nella WABA, scelta che gli costa una squalifica di 3 anni dalla IFBB. Nella WABA vince comunque 2 titoli mondiali nel 1985 e 1986. Tornerà a gareggiare nella IFBB nel 1988, ma senza tornare ai fasti precedenti. Ricordiamo l'ottavo posto al Mister Olympia 1988, il primo posto al Pittsburgh Pro Invitational del 1990, il sesto posto al Mister Olympia Master del 1996. Concluderà la carriera agonistica nel 2011, a 56 anni, con un 16° posto all'IFBB Pro World Master Bodybuilding. Terminata la carriera agonistica, Samir è rimasto vicino al mondo del bodybuilding come personal trainer, promotore, divulgatore, con diverse avventure imprenditoriali non sempre di successo. Oggi Samir ha 68 anni, si mantiene in forma e vive a Los Angeles con la moglie Randa e 3 figli. Che vanno ad aggiungersi alle 2 figlie avute in precedenza con l'ex moglie Lourdes Labrada. Che dire, sembra proprio che gli steroidi non lo abbiano reso sterile. Riguardo l'allenamento, Samir ha sempre seguito un approccio istintivo, imparando per tentativi. All'inizio è un po' vittima del suo stesso entusiasmo e tende a sovrallenarsi. Nel tempo capirà che non sempre allenarsi di più è produttivo e bisogna bilanciare l'impegno fisico con adeguati periodi di riposo. Famoso per l'incredibile sviluppo della schiena, Samir era solito allenarsi a sensazione, senza un preciso numero di serie e ripetizioni in mente. Si allenava fino a quando sentiva di aver raggiunto una saturazione ottimale dei muscoli. Lo vediamo in azione in un tipico allenamento della schiena, dove eseguiva rematore con bilanciere, I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, yeah. I got an arsenal, yeah. I'm dropping bombs, you know, yeah. No, I'm not stopping, no, pull down a left knee shin con presa stretta, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, pull up, that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro.
lasciare il crematore da seduto alla macchina. That's all I know that I'm unstoppable. Riassumendo, la storia di Samir Bannu ci ricorda il potere dei sogni, che a volte possono anche avverarsi se proviamo ad eseguirli con la giusta determinazione. Partito dal Libano contro i desideri della sua famiglia, Samir ha trovato la sua strada negli Stati Uniti, coronando il suo sogno di diventare un bodybuilder professionista e arrivare ai vertici del Mister Olympia. E dimostra anche il valore della perseveranza. Dopo il 1983, Samir, pur non riuscendo a replicare i successi precedenti, non ha mai smesso di lavorare e rimane ancora oggi un personaggio di riferimento nel settore della serie Mai Mollare. Ciao, alla prossima!